riguarda le mie idee, per quello che vivo quotidianamente e per le influenze chiaramente che questa riforma avrebbe sul mio operato quotidiano. Così ho cercato di andare a scavare, non limitarmi alle modifiche che vengono introdotte, ma a cercare di capire che cosa succederà se quelle modifiche diventeranno realtà, diventeranno la nuova nostra Costituzione. Tanto mi piace ricordare e sottolineare nuovamente quello che ha detto Alessandro prima, il fatto che questa riforma leda le autonomie locali, che levi potere ai territori e accentri a livello romano tutto il, diciamo, il potere, quindi portandosi levando alle regioni competenze e accentrandole al governo centrale. Ma le ripercussioni maggiori, quelle che sentiremo in modo molto più pesante, sono quelle legate ai comuni dell'entroterra, ai piccoli comuni, i nostri piccoli grandi comuni. Attualmente la regione ha la possibilità di fare delle norme, delle deroghe alle norme nazionali. Cito ad esempio, tutti quanti sapete che sono nate le unioni dei comuni, i comuni sono obbligati a gestire in modo associato le funzioni, i servizi, e questo ha creato non pochi problemi. Inizialmente vi ho fatto vedere la carotina, vi daremo dei fondi se vi accorperete, se lavorerete insieme, poi di fatto alla fine, siccome questi fondi li gestisco io, mi rendo conto che molti comuni non riescono neanche a spenderli, oppure sono costretti a utilizzarli per cose che non gli interessano, perché non riescono poi di fatto, seguendo la legge, seguendo le norme, a dare risposte ai loro cittadini in termini di servizi. E quindi in questo caso la regione può fare delle piccole deroghe per andare incontro. Vi dico solamente che l'anno scorso, ad agosto, quando io mi sono insediato con loro chiaramente a luglio come assessore, ad agosto mi sono fatto fare il quadro della situazione, su 16 unioni di comuni, a 15 unioni stavamo portando via, ritirando i soldi che gli erano già stati dati, perché non riuscivano a spenderli. Ci siamo messi lì di buona lena, chiama uno, chiama l'altro, siamo riusciti a distribuirli, a lasciare queste risorse sul territorio. Ma dietro a queste unioni, queste convenzioni, che cosa c'è? Qual è il disegno politico di questo governo? Diceva bene Alessandro, le varie interlocutori sul territorio. Quando i comuni si saranno associati, si saranno accorpati, avranno fatto questa unione dove ci sarà il super sindaco con il suo piccolo consiglio di amministrazione formato dagli altri sindaci, il governo, quando avrà visto che tutti i servizi sono associati, sarà una cosa, è utopia ancora, però qualora dovesse capitare questa cosa, il governo semplicemente li fonderà insieme e di 10, 11, 5 comuni ne farà uno. Perché questo è l'obiettivo, ma non è che lo dice Stefano Mari che pensa ai complotti, pensa che il governo è cattivo perché è di sinistra, mangia i bambini, eccetera. Lo dico perché è stato detto dal presidente dell'ANCI circa un anno e mezzo fa, l'ANCI nazionale, è stato detto che i comuni sotto i 15.000 abitanti dovevano sparire. Questa dichiarazione, siccome è sconvolto e ha fatto saltare sulle sedie tutti i sindaci, anche di me, comuni, è rimasta, credo, sul web forse 24 ore, dopodiché è stata cancellata, non si trova neanche, ho provato negli anni a ricercarla, ma non c'è stato verso. Però vediamo che anche attraverso questa riforma il governo porterà via alla regione, alle regioni, la possibilità di fare delle deroghe, quindi di occuparsi di associazionismo, e quindi è chiaro che si va verso quel percorso lì. Per quanto riguarda le competenze, il governo centrale centralizzerà alcune competenze. Per quello che mi riguarda, insomma, l'assessorato più importante, non per dare meno importanza agli altri che ho, però quello più corposo è l'agricoltura. L'agricoltura, ad esempio, non è citata perché viene considerata una materia residuale. Mi piacerebbe capire perché residuale. Insomma, io credo e sono assolutamente convinto che l'agricoltura nei prossimi anni possa rappresentare un motore di sviluppo per la regione Liguria importantissimo, e non viene citata, va bene. Quindi in questi casi ci sarà bisogno anche di un ricorso alla Corte Costituzionale per farsi dire da qualcuno queste competenze che gli dovrà mantenere sviluppate.